Oggi vediamo una particolare forma indeterminata, però per arrivarci partiamo da Archimede. Allora, andiamo alla lontana. Archimede in realtà non era un metodo suo, era di Eudosso, lui l'ha riutilizzato. Fino ad Archimede la geometria era in grado di calcolare aree o superfici di poligoni. Non importa quanto strano, basta che fossero poligoni, si potevano comunque suddividere in triangoli e tutto viene ricondotto al calcolo dell'area di tot triangoli. Nessun problema. Ma se la figura con cui ho a che fare ha un contorno che è una curva, come lo calcolo? È un grosso problema. Il problema della quadratura. Quadratura significa riconduco a un quadrato. Per un triangolo è fattibile. Trovo sempre un triangolo, la cui superficie sia equivalente a quella di un quadrato. Ma quadrare un cerchio, per un matematico dell'epoca di Archimede, era impossibile, perché le costruzioni venivano fatte con righe e compasso, e con righe e compasso non si può fare. Perché? Perché il rapporto tra i due è numero irrazionale, numero con infinite cifre dopo la virgola. Dopo dico un'altra cosa. Però l'astuto Archimede, utilizzando, ripeto, un metodo di Eudosso, in realtà qualche secolo prima più o meno, ha pensato alla seguente cosa. Posso suddividere l'angolo al centro della circonferenza in tante parti quante voglio. Ok. E oppure equivalentemente suddividere la circonferenza in tante parti, 4, 5, 6, 7, e immaginare il poligono regolare inscritto nella circonferenza. Che è una somma di triangoli isosceli. I lati sono tutti uguali al raggio. Se divido l'area in n parti, allora ciascun triangolino, chiamiamolo O, A, B, l'angolo al centro, alfa n, sarà 2π greco su n se divido l'angolo in n parti, o se il mio poligono ha n lati. Ciascun triangolino ha una superficie, chiamiamola S piccolo con n, l'area del poligono S grande con n sarà n volte l'area di S piccolo con n. Cioè, se divido in 10 triangoli, l'area del poligono di 10 lati è 10 volte l'area di ogni singolo triangolino. Quindi è sufficiente che io calcoli l'area del triangolino piccolo, ma questo lo possiamo fare con un semplicissimo teorema sulla trigonometria. Ho un triangolo, conosco due lati, l'angolo tra questi compreso, l'area S piccolo n, l'area del triangolino è un mezzo prodotto dei lati r alla seconda per il seno dell'angolo compreso, seno di alfa n. Sono sicuro che ve lo ricordate. Ok? Archimede lo chiamava seno, però comunque aveva buone, ottime nozioni con geometria. Tra l'altro, ho preparato questo, erano due funzioni, che illustra lo stesso problema. Ecco, qui abbiamo un poligono di 41 lati, diminuiamo un poco,
ne abbiamo 6 punti contando il punto di partenza. Il punto di partenza e di arrivo coincidono, quindi c'è il numero dei lati, è questo n meno 1, cioè un pentagono. Con 5 abbiamo un quadrato, se ci arrivo, ecco, 4 un triangolo. E S grande con S con N è l'area, l'unità di pi greco, del poligono iscritto. Se aumento i lati, e questa è l'idea geniale altrimenti, posso approssimare l'area del cerchio, considerandolo come un poligono con infiniti lati. Vediamo. L'area S grande del poligono con n lati è n volte l'area S piccolo di ciascun triangolino, cioè n volte per un metro r alla seconda il seno di 2 pi greco fratto n. Ora manca solo il passaggio dall'ultima alla penultima riga, ha richiesto 1800 anni. Questo posso considerarlo se esiste, ma so che esiste. Perché? Perché man mano che aumenta il numero di lati, la superficie del poligono iscritto aumenta. Ok? Più lati, maggiore superficie, ma è comunque limitata da quella del cerchio. Sta comunque dentro. Quindi ho una successione crescente con n, monotona, e limitata. Va a essere dimostrato che questa converge per forza di cose. D'altro canto so che il limite esiste perché è l'area del cerchio. Ma come faccio a calcolare questo limite? Questa parte n per un mezzo, questa è una costante, un mezzo quadro, questa diverge e questa 2 pi greco su n, se n diverge tende a 0, il seno di 0 tende a 0, ho una forma indeterminata, 0 per infinito, quale dei due prevale? A priori non è detto, bisogna risolvere questa forma indeterminata. Risolvere, per risolvere questo ho bisogno di andare a vedere quello che si chiama un limite notevole, che vediamo giocando la carta del teorema del confronto che a suo tempo avevamo visto. Facciamo un passo indietro, prendiamo la circonferenza goniometrica. Anzi, origine punto A punto P, retta tangente in A e proiezione di P su X, chiamiamolo P X, e questo è l'angolo X. L'angolo A o P misura X. Non so se è chiaro. Ok? Faccio un disegno un pochino più grande. O A P, proiezione di P sull'asse delle X e tangente in A, questa è B e questo angolo misura X. Okay. Il segmento PPX, questo, se il raggio R, quanto è lungo questo? PPX. Il triangolo PXOP è rettangolo,
in questo punto. Cateto opposto all'angolo, questo vale ipotenusa per il seno dell'angolo, quindi R per il seno di X. Okay. Se il raggio è unitario, questo vale seno X, se R è uguale a 1. L'arco AP quanto vale? Se il raggio è 1, l'arco è lungo come l'angolo. Questo vale x. X volte 1, quindi x. Perché l'angolo dei radianti è il rapporto tra l'arco e il raggio. Se il raggio è 1, l'arco e l'angolo sono numericamente identici. E nel segmento AB, di nuovo un triangolo rettangolo OAB, questo è il cateto opposto a X, il cateto OA vale 1 perché è il raggio, questo misura la tangente di X, cioè 1 per tangente di X. Triangolo rettangolo, un cateto vale tangente del lato opposto per la tangente per il cateto adiacente all'angolo. È chiaro? No. Richiamo di geometria, un triangolo rettangolo A, B, C, questo è gamma, C, lato cateto opposto a gamma vale ipotenusa A per il seno di gamma, per definizione di seno, oppure vale il cateto adiacente a gamma B per la tangente di gamma, per definizione di tangente, la tangente è il rapporto cateto opposto diviso cateto adiacente, il seno è il rapporto tra cateto opposto diviso ipotenusa. Questo segmento, qualunque sia x, P px è più corto di PA che è più corto di AB, cioè vale la diseguaglianza P px è minore di AP che è minore di AB. Questo misura sen x, questo misura x, questo misura tangente di x. Nel limite in cui x tende a 0 più, cioè x l'angolo è piccolo ma positivo e non è 0, allora il seno di x è positivo. Se l'angolo è positivo, il seno è positivo. E posso dividere questi tre termini per sen x. Divido tutto per sen x, ottengo sen x diviso sen x. Il verso si mantiene perché divido per una grandezza positiva. La tangente, tangente diviso seno, essendo la tangente seno su coseno, rimane 1 su coseno. E ottengo sen x su sen x che fa 1, minore di x fratto sen x, minore di 1 fratto sen x. Ok? Questo se x appartiene a un intorno destro di 0, vale questa diseguaglianza. Ma nel limite in cui x tende a 0, 1
rimane 1, è una costante. Il coseno di 0 vale 6x tende a 0, 1 su coseno x tende a 1 su coseno 0. Coseno di 0 è 1, 1 su 1 tende a 1. Ho tre funzioni ordinate, la prima è più piccola della seconda che è più piccola della terza, la prima e la terza convergono allo stesso limite, di conseguenza anche la seconda converge a 1. Teorema del confronto. Quindi, morale della favola, il limite per x che tende a 0, in realtà abbiamo visto 0 più, da 0 meno è identico, di x fratto sen x vale 1. Questo è un limite notevole. A priori una forma indeterminata del tipo 0 fratto 0. Analogo risultato posso ottenerlo se x tende a 0 per valori inferiori a 0. Ma questo risolve il nostro problema. Perché? Beh, Archimede sarà contento. Avevamo S, limite per n che tende a infinito, S superficie del cerchio, di n volte un mezzo, r alla seconda, per il seno di 2 pi greco su n. Questa è una forma determinata di tipo 0 per infinito. Ma se io chiamo x 2 pi greco su n, quando è x n tende a infinito, significa che x tende a 0. Se n diverge, 2 pi greco su n fa 0. Quindi sostituendo a n 2 pi greco fratto x nella mia espressione del limite per l'area del cerchio, ok, s vale il limite per x che tende a 0, dove c'è n metto 2 pi greco fratto x per un mezzo r alla seconda per il seno di x. Detto in altre parole, 2 e 2 posso semplificarlo, il pi greco r quadro posso portarlo fuori, il limite per x che tende a 0 di sen x su x. Noi abbiamo visto il limite di x su sen x che fa 1, il limite dell'inverso vale 1 fratto 1, quindi l'area del cerchio è pi greco. Questo è 2 pi greco fratto x, un mezzo r alla seconda, e sen x e pi greco r quadro, perché questo è 2 va via, questo è un 2, questo è un 2, questo è un r. Quindi a parte il calcolo del limite, l'idea di suddividere il cerchio in un poligono di n lati è un'ottima idea ed è quella che ha la base di quello che vedremo tra non moltissimo di altro, il concetto di integrazione dei finiti. Qui mi è servita per mostrarvi l'utilità e l'importanza di questo limite notevole, sen x su x o x su sen x equivalentemente, che è a priori una forma indeterminata. Ok? Domande? Se torniamo alla nostra
positivo in questo momento. Il raggio è 1, quindi pi greco 1 alla seconda. Qui 1 con 39 lati, il computer dice che è 1 perché non è in grado di visualizzare tutte le cifre che ci sono relativo al punto tronco e rotondo. In modo analogo si può calcolare la lunghezza del cerchio sommando tutti i segmentini che potete utilizzare tra un punto e successivo. Sarebbe come dire la lunghezza della circonferenza è il perimetro di questo poligono regolare quando n diventa molto grande. In questo modo è stato calcolato la valore di pi greco con 1,80 cifra dopo la virgola. Ok? Supponete che ci serve invece il limite per x che tende a 0 di sen 2x su x. Può succedere. E se può succedere immancabilmente succede, legittimato. Questo sarà 1, sarà 0, sarà 2. La cosa è semplice perché nel calcolo di prima l'argomento del seno è identico al denominatore, cosa che qui non è. Ma per farlo identico al numeratore è sufficiente dividere e moltiplicare per 2. Adesso ho il limite per x che tende a 0 di 2 volte sen 2x su 2x. Se 2x lo chiamo y, questo fa 2 per 1 che è 2, quindi se 2x su x e x tende a 0 vale 2, converge a 2. E possiamo pensare a come ricondurmi alla limite non che abbiamo prima visto. Andiamo avanti, un altro esempio. Bisogna ricordarsi un pochino di goniometria. Moltiplico sopra e sotto per 1 più coseno x. Proprietà invariantiva delle frazioni, posso farlo. Ma il numeratore diventa un prodotto notevole. 1 meno coseno x per 1 più coseno x, differenza per somma di binomio, quadrato del primo meno quadrato del secondo. Quindi 1 meno coseno alla seconda di x. Ma la relazione fondamentale della goniometria, coseno quadro più seno quadro fa 1. Quindi 1 meno coseno quadro fa seno quadro.
ancora risolti in determinazione, comunque 0 su 0, però adesso ho il segno, solo che sopra il quadrato e sotto no. E quindi moltiplico e divido per x. Tengo il limite, sempre per x che tengo a 0, di x per seno alla seconda di x fratto x alla seconda, 1 più. Adesso questa posso separarla in tre fattori. Ho x per sen x su x tutto alla seconda, 1 più cosen x a denominatore. Questa parte tende a 0, questa tende a 1, questa tende a un mezzo. Totale 0 per 1 per un mezzo, 0. Il limite di 1 meno cosen x su x è 0. Limite notevole che abbiamo usato fino ad adesso. Lo si ottiene utilizzando il teorema del confronto e lo si applica grosso modo in quasi tutti i casi in cui ho una funzione che coinvolga le geometriche di tipo 0 su 0. Devo ricondurmi a questo. C'è un altro limite notevole che non ricavo perché la dimostrazione richiede matematica superiore, non è il caso di farlo qui, che è il seguente. Limite la volta per x che tende a infinito e questa è una forma indeterminata perché ho la base di questa potenza tende a 1, k è un numero reale, questo tende a 0, questo tende a 1, l'esponente diverge e 1 alla infinito è una forma indeterminata, perché se prevale la base, 1 alla qualsiasi potenza fa comunque 1. Se presi precisamente l'esponente, qualsiasi numero elevato a una potenza infinita dà un infinito. E anche questa è una forma indeterminata. Quanto vale questo limite? Converge, diverge, è irregolare, cioè non converge a niente, non è né coincidente né divergente, e se converge a quale numero converge? Si accetta uno scommesso. Incredibile a dirsi, la funzione converge e ha la k, è base dei logaritmi naturali. Se k fosse 1 converge a 2,7. La base dei logaritmi naturali può essere ottenuta come limite nel infinito di 1 di 1 su x tra x. Chi l'avrebbe mai detto? La matematica tiene molta fantasia. Ok? Questo è l'altro limite notevole, noi facciamo altri solo questi.
ok, per oggi ci fermiamo qua.